agricolo va sicuramente annoverato tra quelli con un alto indice infortunistico, sia in termini di frequenza che di gravità. Sebbene la maggior parte degli infortuni gravi sia legata all'uso di trattori e a cadute dall'alto, non vanno tuttavia trascurati gli infortuni legati a problematiche relative al rischio di incendio e in alcune circostanze anche esplosione. A tale scopo forniamo una panoramica sul quadro normativo di prevenzione incendi, mettendo in evidenza le attività del settore agricolo soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Dal punto di vista della sicurezza antincendio, le attività si dividono in due grandi categorie: quelle che sono sottoposte al controllo da parte dei vigili del fuoco, le cosiddette attività soggette, e quelle che non sono sottoposte al controllo da parte dei vigili del fuoco, dette anche attività non soggette. Le prime, nell'adottare le misure tecniche di sicurezza antincendio, hanno l'obbligo di avviare specifici procedimenti che disciplinano i rapporti con i vigili del fuoco per l'esercizio dell'attività e dei relativi controlli. Questi rapporti sono regolamentati, come vedremo tra poco, dal DPR 151 del 2011. Per le seconde, cioè le attività non soggette, nell'ipotesi che l'attività stessa sia svolta o con l'ausilio di lavoratori subordinati o con soci lavoratori, valgono le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 81 del 2008 e dai relativi decreti attuativi in materia di prevenzione incendi. I controlli di prevenzione incendi sulle attività soggette, come abbiamo già anticipato, sono affidati ai comandi dei vigili del fuoco competenti per territorio. In tale ottica bisogna per prima cosa individuare le possibili attività afferenti al settore dell'agricoltura che siano comprese in questo elenco. Per fornire uno strumento di rapida consultazione si riporta una tabella con un estratto del suddetto allegato 1 che individua a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle attività che possono essere ricorrenti o significative nelle aziende agricole. Attività numero 4. Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi, disciolti o liquefatti, per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 metri cubi. Attività numero 13. Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. Attività numero 27. Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. Attività numero 36. Depositi di legna da ardere, di paglia, di fieno, di fascine e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiore a 100 metri. Attività numero 46. Depositi di fitofarmaci e o di concimi chimici a base di nitrati e o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. Attività numero 49. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW. Attività numero 66. Alloggi agrituristici, bed and breakfast, case per ferie con oltre 25 posti letto. Attività numero 74. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. E infine l'attività numero 75. Autorimesse private di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati. Nella
L'azienda agricola è molto importante osservare determinati criteri per quanto riguarda la sicurezza per l'antincendio, l'antinfortunistica e quant'altro. È molto importante stare attenti a tutte le normative che ci sono per quanto riguarda la protezione incendi, tutte le varie sicurezze sul lavoro a livello antinfortunistica e in generale per il benessere sia della persona, degli animali e dell'ecosistema che c'è nel mondo.